lascerei l'introduzione a Paolo. La carne del mercato. Sì, no, posso solo anticipare quello che è stato l'impatto al momento della proposizione del tema e delle immagini relative al tema, questo emergere della figura femminile, che per me è sempre stato, come dire, legato all'espressione del desiderio, perlomeno nella mia esperienza amorosa. E guardando proprio le tue bambole di plastilina, questa conferma per me della fascinazione del bisogno che è legato alla figura femminile, cioè un bisogno profondo legato alla trasformazione di sé, un bisogno di cambiamento, un bisogno di, come dire, un potere di trasformazione, e però al tempo stesso questa dinamica così è sempre stata legata, come dire, a processi molto più naturali, molto più crudi della sessualità. È quasi profondo. Sempre un atto mancato. Sì. Il problema è questo. E quindi questa sera pensavo che poteva essere una buona occasione per esplorare questa tensione, però lascio la parola a Paolo. Sì, io ho poche parole, Secondo me inizia così poi. No, nel senso che intanto devo giustificare la mia presenza, perché la protagonista della serata è Rita, e la sua opera, una parte della sua opera che esibirà qua davanti a voi, sarà l'oggetto della nostra riflessione. Però Rita mi ha chiesto di essere presente, così per fare un po' da mediatore, da padrino, diciamo. Non perché io sia un particolare esperto d'arte, tra l'altro, sì, mi interesso d'arte, diciamo, ho il mio punto di vista sull'arte, in qualche modo ne tratto nel mio lavoro, in realtà mi occupo di educazione, ma anche di educazione attraverso l'immagine. A prescindere da queste considerazioni, io sono un grande stimatore del lavoro di Rita e credo che tra l'altro si inserisca, diciamo, nella produzione artistica contemporanea con un ruolo molto particolare. Credo che chiunque di noi abbia frequentato un po' questo mondo sa che quando entra in una galleria che espone arte contemporanea si può trovare di fronte la qualsiasi, e spesso una la qualsiasi di cui è difficile darsi conto, di cui è difficile tracciare un senso, di cui è difficile cogliere, diciamo così, la specificità artistica. Questo è un problema, secondo me, non solo secondo me, ma secondo me è un problema dell'arte contemporanea, un problema che ha radici lontane naturalmente, ma che nell'arte contemporanea non è diventato particolarmente evidente, nel senso che le rotture che il Novecento ha prodotto rispetto a un certo tipo di tradizione artistica, nella quale vi erano dei criteri, diciamo, di selezione dell'opera d'arte discutibili e spesso sbagliati, ma comunque c'erano, la giusta contestazione di tutto questo è l'affermarsi di un modo nuovo di fare arte, che secondo me ha in particolare due momenti chiave in Duchamp e poi nel Andy Warhol. Però ha prodotto poi il fatto che noi ci troviamo in un mondo in cui qualunque cosa può essere definita un oggetto artistico. E in particolare, secondo me, il concettualismo ha dato una botta tremenda a qualsiasi tentativo di discriminare che cosa sia arte e cosa non lo sia. Ora questo crea, secondo me, un grande senso di disorientamento nel capire di che si tratta. E io credo che uno dei caratteri invece fondamentali di un'opera d'arte sia quello comunque di produrre in chi lo recepisce qualcosa, nella migliore delle ipotesi una trasformazione, in un'ipotesi estremamente elevata, quella che il mio maestro chiama una sorta di conversione organica, cioè davvero un livello di partecipazione a un organismo vivente, come secondo me dovrebbe essere l'opera d'arte, tale per cui questo attraversamento produce su di te delle trasformazioni, dei cambiamenti, ti stordisce, ti stupisce, certo, ti apre delle visioni, ti sconvolge, ti devasta, no? Comunque produce. Però insomma credo che insomma, questo sia almeno il primo livello, no? Dopodiché ovviamente ci possono essere tanti altri livelli di incontro con l'arte. Quando non c'è questo livello minimo, cioè quando al limite l'effetto è esclusivamente di tipo cerebrale, come accade anche in alcuni casi di opere interessanti che per esempio il concettualismo ha proposto, ma si tratta di opere interessanti come può essere la lettura di una frase filosofica o che secondo me stanno da un'altra parte rispetto a ciò che io intendo con arte. Quindi io, insieme anche ad altri, sono comunque rappresentante di un'idea di arte forte,
non dell'idea ultra debole che domina oggi nel dibattito egemone, no? Poi naturalmente ci sono delle voci discordanti, ma tendenzialmente, e siccome oggi poi il dibattito è fatto soprattutto da galleristi e critici d'arte, di questo poi si tratta. Ora, il lavoro di Rita in questo contesto, secondo me, innanzitutto è un lavoro che produce quell'effetto di cui parlo. Il primo elemento che per me connota il lavoro di Rita è la sua capacità di colpire, nel senso che di fronte a una sua opera, quale che sia, lei lavora con molte forme espressive, di cui quelle prevalenti però sono queste che noi vedremo, della videoarte, di volta in volta attraverso dei video di stop motion con degli elementi animati, di plastilina, e oppure dei video di arte digitale con del disegno, però lei fa anche altre cose, colpisce, disegna, dipinge, insomma ha una gamma di espressività molto ampia, però il suo lavoro è un lavoro che ci parla immediatamente, cioè non si può non assistere ad un passaggio così breve di immagini e non rimanere comunque estremamente colpiti e interrogati da ciò che si vede. Tra l'altro io credo ancora che l'arte debba esprimere una dimensione simbolica, secondo me i lavori di Rita hanno questa forza simbolica e ci interrogano anche perché la loro forza simbolica è complessa, è il distillato di un'elaborazione, secondo me, che ha delle valenze complesse che riguardano, io credo, la profondità della percezione dell'artista, con profondità intendo anche la dimensione inconscia, e che poi di fatto manifestano, danno una forma a questo paesaggio interno in modo anche molto, molto forte, usiamo un termine che pur enfatizzando ciò di cui si parla farà abbastanza meno. Quindi io trovo che innanzitutto questo sia un elemento che fa la differenza rispetto a una pletora, ma veramente una pletora, cioè una quantità enorme di lavori artistici in circolazione che non dicono un cazzo, per usare un'espressione che a me sembra appropriata. Di fronte a questo paesaggio spesso veramente, a mio giudizio, inqualificabile, allora quelli che invece fanno qualcosa che ha un minimo di capacità interrogante, chi li va a vedere, a me sembra già che facciano un grande lavoro. Ma il lavoro di Rita va oltre questo, perché il lavoro di Rita ha la grande forza, che ne è anche la sua originalità, di parlare di una storia, cioè che è un altro elemento che spesso è stato considerato così discutibile, no? Un certo modo di guardare all'arte, no? Che vuole neutralizzarne le dimensioni di vissuto, di emotività, di reale, no? Poi c'è stato anche il ritorno del reale, ci sono stati fenomeni vari nell'arte contemporanea, però insomma, ecco, io credo che invece nei lavori di Rita ci sia veramente un tentativo estremamente sofisticato. Poi vedrete che in realtà il linguaggio è apparentemente molto semplice, ma io trovo invece estremamente sofisticato di tradurre degli stati profondi dell'essere in immagini. E gli stati profondi dell'essere a cui il lavoro di Rita si riferisce sono quelli che riguardano la condizione di donna, di bambina, di donna, di ragazza, di essere femminile nel mondo contemporaneo, a contatto con una serie evidentemente di situazioni, che sono le situazioni familiari, le situazioni amorose, le situazioni sociali. Il lavoro di Rita si è molto evoluto, adesso noi vedremo tre video che appartengono a un periodo già abbastanza distante da oggi, il lavoro è andato avanti e ha sempre più preso un cammino, sempre più dal mio punto di vista sofisticato, perché gli ultimi lavori di Rita, a differenza di questi, sono sempre meno vicini anche a una certa figuratività. Quindi l'avvicinamento all'informe, che negli ultimi lavori, no, poi è più presente, secondo me è una ricerca estrema di aderire a qualcosa che appunto forma non ha, ma no, che non è informale o astratto, per intenderci, ma che è la forma che certe dimensioni di vissuto, certe dimensioni di esperienza possono prendere all'interno di un'elaborazione che cerca veramente di catturarne la cifra. Insomma, questo secondo me è un aspetto
che veramente qualifica il suo lavoro, perché io credo davvero che sia un lavoro notevole. Sì, ma così crei una aspettativa gigantesca, questo è un difetto, però d'altra parte però va detto, non perché sennò creiamo l'aspettativa. A partire da tre lavori poi si può capire relativamente, no? Però secondo me è importante sapere che ci muoviamo all'interno di un certo solco che è molto diverso da quello battuto, secondo me, dal mainstream dell'arte contemporanea, e che effettivamente deve essere colto in questa sua differenza anche. Però ecco, il lavoro di vita secondo me è un lavoro che ha una sua davvero originalità molto speciale, e con questo mi fermo.